Sì, ho tagliato i capelli. Benvenuti a Bello dei Pinguini in questo nuovo video di FK Vlog. Oggi continuiamo con quello che vi ho detto settimana scorsa per quanto riguarda lo scam dell'offerta di lavoro. Vi faccio questo video per due motivi. Punto uno, perché ci sono dei piccoli aggiornamenti. E secondariamente, per parlare di questa situazione. Ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da rimanere aggiornati con gli altri video che porto su questo canale, e inoltre se volete seguitemi su Instagram. Dunque, quali sono gli aggiornamenti? L'aggiornamento è che oggi ci stanno riprovando. Purtroppo lo scammer o la scammer, perché anche in questo caso si presenta come una ragazza, al mio secondo messaggio ha rinunciato. Come potete ben vedere da questo screen, praticamente parte con la solita tiritera e poi dico: guarda, ma è sabato, ma non hai degli amici o un ragazzo con cui uscire? Niente, non ha più risposto. Speravo che, come la volta scorsa, mi avrebbero telefonato, perché questa volta ero a casa, potevo registrarli e portarvi un contenuto non solo di intrattenimento disagiato, ma anche informativo. Ma allora, di cosa vi voglio parlare in questo video? Questo video vi parlo che ho fatto delle ricerche sul nome di quell'azienda che io, per motivi di privacy, non ho voluto divulgare. Anche perché questa azienda non c'entra niente. E ho scoperto che l'azienda è pure grossa. Non solo opera nel Regno Unito, da come si evinceva da quel messaggio che mi è stato mandato dalla scammer, ma opera anche globalmente in diversi stati, tra cui per esempio l'Australia. L'Australia! Quindi praticamente questi scammer non fanno altro che utilizzare il nome di questa azienda. Ora io cosa volevo fare durante questa settimana? Volevo contattarli per dire: guarda, c'è gente che usa il vostro nome. Però prima di contattarli ho detto: ma un'azienda così grossa è possibile che non sa niente? E loro già lo sanno. Come potete leggere da questa pagina, loro sono a conoscenza che ci sono persone che utilizzano il loro nome per fare degli scam via SMS o WhatsApp. Nei miei casi, perché ormai siamo con quello di oggi a 3, via Telegram. I motivi per cui loro dicono che esistono questi scam sono di due motivi. Il motivo numero uno è esattamente quello di cui vi parlavo nel video settimana scorsa. Secondo me ci potrebbe essere una condizione dietro che riciclo del denaro. E quello che ho detto era semplicemente una mia supposizione, idea, opinione. L'opinione non è più un'opinione, perché adesso è un fatto. Motivo numero due è che magari in alcuni casi, cioè non sono stati i miei casi, attenzione, ma in alcuni casi, secondo l'azienda, che dicono che alcune volte, per darvi maggiori informazioni sul tipo di lavoro, gli scammer chiedono dei soldi, e questo è già, è, diciamo, il classico dello scam. Invece quello che riguarda il riciclaggio di denaro è magari un pochettino più pericolosa. Io direi di stare attenti online, come vi dicevo nel video di lunedì, quando parlavo della compravendita delle spunte blu. Benissimo pinguini, questo video è molto breve, non ho altro da aggiungere, volevo semplicemente aggiornarvi sulla situazione della settimana scorsa per quanto riguarda gli scam, perché quel video l'ho fatto in tutta fretta. Scrivetemi qui sotto nei commenti se avete mai ricevuto uno scam di questo tipo. La mia amica Lucilla, che ha partecipato in questo video, mi ha detto che anche lei ha ricevuto scam di questo tipo, ma a differenza mia, che io li trollo come ho fatto oggi, lei li blocca subito. Quindi già so che una persona vicina a me ha ricevuto scam di questo tipo. Sono interessato a voi. Scrivetemi nei commenti qual era il modus operandi, in quale circostanza vi hanno contattato. Fatemi sapere quello che volete. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like. E prima di concludere, non perdetevi gli altri vlog. E ci vediamo alla prossima. Ciao!